Le terme non solo per curare malattie dell'apparato respiratorio, osteoarticolare e della pelle, ma anche per prevenire patologie croniche, degenerative sia negli adulti che nei bambini. Se ne è parlato nel corso del convegno sulle terapie termali organizzato dalle Terme di Frassassi, le terze in Italia per le acque solfuree dopo quelle di Tabiano e Sirmione. Ad illustrare il perché del confronto il direttore sanitario Geniale Mariani. Questo confronto perché diciamo che da un certo punto di vista vorremmo portare a conoscenza dei benefici delle cure termali. Le terapie termali vengono rivolte a tutti. I bambini per quale motivo? I bambini vanno incontro spesso e volentieri a patologie dell'apparato respiratorio e poi per patologie dell'apparato acustico. Quindi fare delle cure termali in questo senso, insufflazione endotimpanico o polizzer, può essere di notevole aiuto. Per i giovani coniugare il beneficio delle acque termali con quello che potrebbe essere l'ambiente, questo meraviglioso ambiente che noi abbiamo qui nel nostro piccolo comune. Gli anziani invece sono quelle persone che in pratica hanno patologie spesso e volentieri croniche, non guaribili, quindi nel settore sempre respiratorio ma anche nel settore osteoarticolare. Quella di Frassassi nel cuore del Parco Gola della Rossa e delle sue terme è una lunga storia che ha inizio nel lontano 1922. Nel tempo la struttura ha subito un processo di riqualificazione e dal 2001 ha rinnovato gli ambienti e ha investito in nuove apparecchiature. Noi abbiamo un'acqua tra le migliori d'Italia, che possiamo, diciamo, che è l'acqua sulfurea, che viene direttamente dalle grotte e quindi per questo sono previsti tutti i vari trattamenti delle vie bronchiali, respiratorie, quindi le inalazioni, l'aerosol e cose del genere. Abbiamo qua un ex primario Torino che comunque ci segue tutti i pazienti per queste cose e poi soprattutto quest'acqua viene utilizzata anche per fare i fanghi che sono benefici per le artrosi, per tutte le problematiche che uno ha del corpo e nella schiena. Quest'anno metteremo mano alla ristrutturazione della piscina, dove ci sarà anche un percorso CNAIP. Il percorso CNAIP è per le persone che sono affette da problemi di flebologia e quindi un percorso caldo-freddo, ma soprattutto anche una piscina per potersi divertire, per poter star bene.